Non pensavo avesse fatto partire il video, però vabbè. Salve a tutti, pischelletti, e benvenuti in questo nuovo video dal vostro inesistente capo. Oggi tratterò di un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero la libertà d'espressione. Come recita la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, articolo 10, ogni persona ha il diritto della libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche. Quindi, dico io, perché i social network non mantengono questa cavolo di legge dei diritti umani universali superstellari? No, ok, va bene, ci sta magari mantenere le proprie regole come Instagram le sue, Facebook ha le sue, Twitter ha le sue, eccetera, eccetera. Ok, ci sta per l'amor di Dio. Però certe cose sono completamente fuori dal mondo. Perché ovviamente un conto è se pubblichi gore sul tuo profilo Instagram, allora ci sta bene segnalare e ti meriti anche il ban perché ci sono pischelletti di 12 anni che oltretutto non si potrebbe neanche fare, visto che c'è l'età minima di 14 anni, mi sembra, per i social network, che io alzerei comodamente i 16, anche 18, però vabbè. Un conto è se fai una storia dove dici sono tutte troie. Probabilmente qualche ragazza si è sentita tirata in causa e ha pensato bene di segnalare quella cavolo di storia a Instagram. E ovviamente Instagram, visto che non ha niente di meglio da fare, è venuto a rompere il cazzo a me dicendomi che incito all'odio e che incito al bullismo. Allora, prima di tutto, incitare all'odio a casa mia è altra cosa. Incitare all'odio è dire gay di me, negri del cazzo, di qua e di là. Questo a casa mia è incitare all'odio. E il bullismo è tutt'altro. Il bullismo, ovviamente, intendo il cyberbullismo. Sfottere una persona pubblicamente, augurarle la morte sui social. E ok, va bene, se avessi fatto queste cose avrei capito tutte le ragioni di Instagram. Però io, che alla fin fine non ho fatto nulla, era una mia opinione, non un'opinione generale. Io non ho augurato la morte a nessuno, non ho insultato nessuno, eccetera, eccetera. Ho dato la mia opinione su quello che è il mondo femminile in base alle mie esperienze. Quindi io non credo di meritarmi questa segnalazione. Perché poi Instagram è venuto a scrivermi che alla prossima volta che sgarro mi blocca l'account. E questa cosa mi fa tanto girare le palle, perché non sono più libero di esprimere quello che voglio. Io che faccio musica bruttissima, se un giorno facessi una canzone chiamata Sono tutte troie, mi mettono i domiciliari. Perché sinceramente io non capisco cosa ho fatto di male. Non vi sta bene cosa penso? Toglietemi dai followers. Alla fin fine non me ne c'avo un cazzo. Easy. Che poi non è la prima volta che succede. È successo anche a mia madre che aveva condiviso un meme su Salvini. Un meme, attenzione, un meme. E Facebook gliel'ha rimosso perché incitava all'odio. Era un meme, cazzo. È fatto per ridere. Ridi col meme. Comunque, tornando al discorso di prima, ragazzi, la libertà d'espressione è sacra, non bisogna violarla così. Io sono libero di dire quel cazzo che voglio, quando voglio, e ovviamente nei limiti del possibile, però se io dico sono tutte troie, cosa sto violando? Violerò la vostra sensibilità, ma questi sono cazzi vostri. Perché sembra di no, ma noi viviamo in un mondo di femministe. Ok, ci sta, sono ancora discriminate come i neri, come gli omosessuali, i femminicidi, i maltrattamenti domestici, che la gente che li fa dovrebbe marcire in carcere, oppure bisognerebbe rifare la pena di morte proprio per queste persone qua e per i pedofili. Però vabbè, questo è un altro discorso, ne parleremo in un altro video in caso. Io vedo ragazze che ogni giorno fanno le stesse storie che faccio io dicendo sono tutti bastardi, sono tutti stronzi, sono tutti puttanieri e nessuno dice mai nulla. Mi azzardo io a fare una cosa simile perché sono una prima donna e allora viene giù il diluvio universale sopra di me, merda su merda su merda. Capitemi che sono scazzato. Poi nella mia vita ho avuto molte più amiche ragazze che ragazzi. Quindi, boh, non so. So solo che i social network sono peggio di Hitler. E spero che YouTube mi blocchi questo video, visto che la libertà d'espressione non esiste più da nessuna parte. È come stare in Corea del Nord. State attenti a quello che dite. Anche quando andate a cagare, che se cagate male, se non rispettate gli standard della comunità mentre cagate, vi dovete pulire il culo in carcere. Però se io dico sono tutte troie, non dovete venire a rompere il cazzo a me che non vi ho fatto nulla. Dico solo la verità.
Comunque, se vi è piaciuto il video, fate le stesse cose che dicono tutti, mettete like, iscrivetevi, mi raccomando, commentate dicendo secondo voi chi ha ragione, io o il sistema. Giù nella descrizione troverete vari link, la mia pagina Facebook, troverete anche il link dove scaricare Demo 1, che è il mio ultimo album, totalmente a gratis, avete anche lo streaming illimitato. E qui da qualche parte, probabilmente qui dove sto mettendo le mani io, mi alzo la testa, troverete l'ultimo video che ho fatto, l'ultima canzone, ovvero Indietro, con il mio fratello di madre diverse, Este. Una canzone molto bella e toccante che vi farà piangere i polmoni. E nulla, ci vediamo al prossimo video, ciao!